Questo è l'ingresso. Questo è il letto con il baldacchino. Questo è un corrado. Qui c'è il terrazzo, che però adesso ho detto c'è il sole, quindi in caso l'abbiamo dopo. Molto proprio. Qua c'è una televisione che vi giuro è così, però vabbè. Qui c'è una bellissima finestra, qua il divano con tutta la robaccia. Mi sa di sì. Qui c'è il frigo bar con del bollitore. Questo armadio, non lo so, c'è qualcosa dentro, ma mi fa un po' paura aprirlo. Qua ci sto io che sto già in costume, perché adesso andiamo al mare, sì, al mare, andiamo in piscina. E poi di qua invece c'è il bagno, che è piccolino ma funzionale. Cioè, qui c'è la doccia, qui c'è un'altra finestra, asciugamani. E qua ci stanno, penso, dei prodotti per il bagno. Sì, c'è un po' tutto, asciugamani. Qui c'è un altro specchio con lavandino. Ah, però è tutto di una marca, i prodotti sono... Ah, Idea Toscana, li conosco questi. Non male. E c'è pure questa, è la cuffietta, credo. Sì. E ci sono un sacco di campioncini. Crema, una marea di creme del corpo. Tutte creme idratanti. Ci possiamo incremare tutti. Anche il balsamo, bene. E niente, quindi... Questa si chiama Villa Rosa di Bosco Rotondo, questo è il soffitto, è molto carina. Dicevano una villa del Novecento, adesso ci dovrebbe essere la piscina e andiamo. E questa è la vista, che meraviglia. È un po' caldo adesso, però... Allora, questa è la piscina, cioè ci siamo solo noi, credo, almeno da quanto che siamo qua, un'oretta? Sì. Ci siamo solo noi, la piscina è piccolina però carina, e ci sono tutti questi sdraio, lettini eccetera, noi siamo qui, abbiamo aperto anche l'ombrellone e praticamente intorno c'è solo verde, c'è nient'altro. Quindi c'è anche la doccia, per farsi la doccia dopo la piscina, e lì sotto c'è appunto... la villa, insomma, sì, dopo poi vi metterò il link qua sotto se vi interessa, perché per adesso sembra carina, poi vediamo anche domani la colazione, tanto siamo fino a domani mattina. E niente, queste sono le mie condizioni. Questo è il mascara di Sephora, ancora tiene, ce l'ho da stamattina, è waterproof. E niente, questo è il costume che vi ho fatto vedere nei regali di compleanno, e questo è il nuovo asciugamano anche a forma di cactus e di D-mail. E niente, siamo un po' qui, poi fra un po' ci andiamo a fare la doccia e poi andiamo a Panzano, che è... che è la cittadina qua vicino, insomma paesino credo sia. E qui c'è Corrado, ciao Corrado, ciao. E niente, ci vediamo dopo. La pendenza inizia a farsi sentire. Sì, ma dopo l'arco è finita, magari lì. Gli atleti posso vivere in questo paese. Atleti. Che dici? Gli atleti posso vivere in questo paese. Oddio, c'è un pulino. Sempre una delle sì, ce ne sono delle opere d'arte sparse per la città. Di lei? Sì, sì, sempre il suo. Ah, ok. Queste si chiamano? Saltmontun. Ci stanno di qua e anche lì. Carine. Però allora abbiamo visto solo questa e un'altra, vero? Sì, di Berlino è stai chiesto. Di ballerini, tipo. Che meraviglia! Guarda che bello! La famosa Valle del Chianti. Qua c'è la strada. No, la strada. Guarda che bello. Quelli sono tutti i vigneti. Quindi stasera si beve vino. Yeah! Sempre. Poi è salita questa, eh? Ehi! Volevo dire Chianti Russo, ma non me l'ha fatto dire. Non ci vedo niente. Che la volta mai, adesso. Grazie. Lì c'è qua la piscina. Vai, pure un'altra lì. Se no. Riesci a farti in piscina di 1 milione di euro. Ora. No. Sono le 7:30. Ci siamo fermati
perché stiamo aspettando loro per andare a cena, praticamente, più che altro. Ci siamo presi una birretta. E tutto chiude alle 7. Alle 7 qui chiude tutto lunedì, almeno a Panzano in Chianti, lo ripeto. È lunedì oggi. E adesso stiamo valutando se rimanere un'altra, sta al lavoro. Un'altra sera, un altro giorno qui in Toscana, domani. Lui non vuole, io no, vorrei. Io non voglio, guarda che sia forte. Perché? Cretino. Primark. Dove? CD c'è scritto. Non si vede. Siamo arrivati adesso ai gigli. Allora, eccoci qua. È pomeriggio, alla fine siamo ci siamo fermati a Siena per fare una notte qui. Questo non ci fate caso, è finto, ma sto facendo le prove perché non so se farlo vero. E quindi sto vedendo, questo è finto, comunque si toglie. E niente, lo sto tenendo su così, vedo se mi dà fastidio, se mi ci vedo. Non mi ci vedo, quindi probabilmente no. Però nel caso, tanto ce l'ho finto, lo metto. E adesso stiamo facendo una doccia, Corrado sta facendo la doccia. Siamo appunto a Siena, all'hotel Porta Romana. E già un po' di casino, cioè che ci siamo un po' messi sul letto. Adesso vi faccio vedere un attimo la stanza, ma la cosa strana è... Qui c'è l'ingresso, qui di fronte c'è il bagno, che ha solo tazza, bidet e lavandino, col phon, vabbè, tanto col caldo non gli asciugo i capelli. Poi qui, vabbè, c'è il letto, lì c'è la mappa, vabbè. Lì c'è quello che sta facendo la doccia. E la doccia è lì, e prende il freddo in uno sgabuzzino, io non so perché, vabbè, e niente, quindi qua c'è un divanetto, ci sono le finestre, è carino, un po' strano. E niente, quindi adesso vorrò fare la doccia e poi andiamo a fare un giro per Siena. E naturalmente stamattina siamo stati da Primark, visto che stavamo verso Firenze. E niente, domani poi si torna a casa, quindi vediamo dopo, vi faccio vedere un po' Siena. Posso subito guardare che avevo fatto la gamba? Subito, ma che si fanno un pacchetto di affari loro. Del chiodo, trova se la lingua del torturato, no? Se l'impiccagione. E questo è brutto. Io pure, mi sono stato nel pezzo questo. Sì. Perché questo mi la mannaia, eccola. Questa è la mannaia. E questa è l'inquisizione. Che dopo? Una strega bucata. Si chiamava questa, amore? Questa come si chiamava? La tortura dell'acqua. Questa è la tortura dell'acqua, ovviamente. La persona veniva stesa così con le gambe verso giù e riempivano questa di acqua e poi con un imbuto la versavano nella bocca della persona. The water torture. The water torture. The water torture, diciamo. E poi lì invece questa non c'è scritto niente, però praticamente gli venivano messi i piedi lì dentro e lui stava a testa in giù qui. Quindi, prendi. E questa invece è la sedia di tortura, vabbè. Si capisce bene che fine farà. Corrado non si è affacciato. Quello sì. Sì. Sì, è simile, è vero. Che bello. Stiamo sopravvivendo, forse. Corrado? Io sto alla grande, non pompa. Stiamo andando alla fonte di Fontebranda. Fontebranda. Sono il vicolo di Valle Chiatta.
Vero, fa un po' caldo. Vero, bussiamo alla finestra della signora. Tocca a alto. Però c'è un po' d'arietta. Antipasto con Corrado. Voglio chiedere solo perché c'è un po' di risacca. Cin. Fai il boomerang. Assaggia. Fai il boomerang. Assaggia. Ma faccio solo il boomerang. Assaggia. Faccio il boomerang, sempre assaggio. Sai che odio? Buono. Per me è buono. Com'è? È buono, eh? No, veramente. Faccio il boomerang, aspetta. Scusa, c'è bella cosa. Ho messo scemo. E questo è il mio piatto. Quello di Corrado è vuoto. Che non paga. Allora, sono credo le 9:30. Qui c'è la porta romana. Non so se si vede. Guardate, ve l'ho fatta vedere anche oggi quando sono andati. Stiamo tornando in albergo. Distrutti dal vino rosso della Toscana. Molto distrutti. Andiamo a mangiare in questo ristorante che si chiama L'Osteria da Guno, mi pare. Molto molto buono. Scusate ma è un po' buio, ma siamo sulla strada andando verso l'hotel. Corrado balla. A breve si spegnerà. Abbiamo mangiato antipasto toscano, quello con i salumi, il bruschetto, eccetera. E due primi, io ho preso i... che erano? Vabbè, col cinghiale, Corrado, con la cinta senese in bianco e una tagliata di manzo, un dolce, due caffè, coperto, eccetera, 56 euro. Approved. Decisamente approved. E adesso torniamo in albergo prima delle 10, ma dopo che siamo in giro dalle 3:30 del pomeriggio, abbiamo visto tutta Siena, penso, almeno, spero. La stadio non l'abbiamo visto, è vero? La stadio è bellissima, oltretutto mi piace un sacco Siena. Già c'ero stata che ero piccola, ma non me la ricordavo sinceramente. Scusate per la ripresa traballante, ma sono stanca. E niente, domani si torna verso casa. E niente, magari domani vi saluto, non lo so. Buonanotte.